È la fine della Seconda Guerra Mondiale. Una città del nord Italia, rimasta nell'ombra per tutto il conflitto, improvvisamente è al centro di grandi interessi strategici. Si trova sulla linea che divide l'Occidente dal blocco comunista. Diventa un protettorato ONU e di fatto viene governata da americani e inglesi per ben 9 anni. È la città di Trieste. Contesa tra Italia e Jugoslavia, Trieste è un crogiolo di etnie latine, germaniche e slave. È il primo prototipo di città multiculturale in Europa e si ritrova su quella che Churchill definisce la cortina di ferro. Insieme ai 10.000 soldati americani e inglesi a occupare la città, per i triestini arrivano anche i sogni. Si vive una tregua ideale. Tra gli orrori del passato e le laceranti incertezze del futuro, immagini inedite ci mostrano il sodalizio che si stringe tra Trieste e l'America. A Trieste penso che gli americani si siano trovati molto, molto bene. Hanno fatto una bella vacanza. Erano allegri. E sai, le ragazze andavano matte per loro, eh? Molti soldati sposarono ragazze triestine, ragazze con cui poi rimasero per molto, molto tempo. Il soldato americano Jim Herring e sua moglie triestina Claudia Semek sono testimoni d'eccezione di quegli anni ruggenti. Trieste si trova improvvisamente catapultata all'avanguardia in Europa in tutte le mode del momento, pur conservando la sua indole fuori dal tempo. È come se fosse una specie di armadio del Novecento con un po' di polvere, ma insomma, ogni tanto qualcuno va a spolverarlo. È una città che dove è passato fatica a passare. Trieste per molti diventa un'isola felice, ma la città nasconde una polveriera e si rivela un covo di spie.